Polaroid e manipolazioni analogiche, tutti schiatti inediti in mostra 20 anni dopo. Si tratta dell'esposizione Ho visto correr giostra di Enrico Borgogni, socio storico del fotoclub La Chimera. Dunque, questo è il mio amico Enrico Borgogni, che noi chiamiamo il fotografo sperimentatore, perché lui effettivamente tutto ciò che è possibile sperimentare in fotografia credo che lo abbia sperimentato. Quindi in questo caso ha fatto delle fotografie, appunto, iniziando con Polaroid, poi dopo con tutte le sue esperienze riesce a trasmettere nella fotografia finale proprio delle bellezze che effettivamente non riusciamo tante volte nemmeno a capirle come fa. La mostra, nella sede del fotoclub La Chimera in Piazza Grande, sarà visitabile il prossimo 6 e 7 luglio e poi ancora il 3 e il 4 agosto. Queste sono Polaroid un po' speciali perché esisteva in quel periodo una pellicola che si chiama Time Zero o SX70, come dir si voglia. E questa pellicola ha una caratteristica ha una particolarità, è una caratteristica unica che non possiamo più ripetere, perché questo genere di Polaroid non esiste più. E questa è una ricerca durata almeno un paio d'anni nel campo, dentro la scena, perché la Polaroid non è che ha un obiettivo che si può avvicinare più di tanto, quindi bisogna entrare nel campo. Dopodiché, una volta fatta la ripresa, venivano modificate prima che l'emulsione seccasse e si sposta l'emulsione stessa all'interno del sandwich fotografico e gli si dà una pennellata che ricorda un po' il pittorialismo, se vogliamo, anche dei maestri impressionisti, proprio per il tipo di pennellata che si riesce a dare a una Polaroid, che in realtà è una fotografia, ma insomma, alla fine si trasforma in qualcosa di diverso.